Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Era nel nostro programma elettorale e ci sembra giusto che il Comune investa delle risorse nell'occupazione per aiutare i giovani ma anche le persone di mezza età in cerca di lavoro. Con queste parole il sindaco di Voghera, Carlo Barbieri, annuncia la riapertura dello sportello lavoro. Dal 1 agosto tutti i martedì e giovedì con orario 9:30, 12:30 e 14:17. Abbiamo rispettato il programma elettorale, sinonimo di serietà ed onestà nei confronti dei cittadini, sottolinea il sindaco. Gli fa ecco il presidente del Consiglio Comunale, Nicola Affronti, che sottolinea l'importanza di andare incontro a chi è in seria difficoltà. Lo sportello lavoro è un aiuto per creare nuove opportunità lavorative, ma anche per seguire passo dopo passo le persone in cerca di occupazione, formandole ed aiutandole nella compilazione dei documenti. L'ennesimo impegno del Comune nei confronti dell'occupazione, aiutata anche dai futuri insediamenti come quello di McDonald's. L'assessore alle politiche del lavoro Fiocchi ricorda che i cittadini lamentavano la disattivazione ad opera del commissario Pomponio. Si erano accumulati oltre 500 curriculum e la situazione ci aveva mortificato. Lo sportello lavoro è anche un servizio per le imprese, per conoscere le opportunità di finanziamento disponibili e non solo. La sede sarà nell'ex Palazzo delle Poste in Piazzetta Battisti. La gestione è stata affidata alla Fondazione Le Vele di Pavia.